La prossima settimana il mondo del commercio internazionale come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi potrebbe cambiare nuovamente e in maniera repentina, così come lo è stato nel 2018 quando Donald Trump ha introdotto le proprie pratiche protezionistiche. Questa volta il cambiamento sarà all'opposto. Il presidente americano Joe Biden è in visita in Europa in questi giorni. Martedì 15 giugno incontrerà i vertici dell'Unione Europea per sottoscrivere un accordo che dovrebbe porre fine a tutte le controversie commerciali in corso tra le due potenze economiche. Questo è di fatto un accordo storico che cambia nuovamente le carte in tavola e che porta gli Stati Uniti a rivolgersi al mondo nuovamente in un'ottica di multilateralismo. Questo cosa comporta? Comporta che tutte le barriere commerciali, almeno tra i nostri due paesi, verranno meno e quindi le merci torneranno ad avere un libero scambio al di là delle pratiche di dazio convenzionali che sono previste in caso di produzione in dumping. L'accordo, di cui una bozza è circolata ieri, prevede di fatto che da martedì cesseranno le controversie legate soprattutto al contenzioso sull'Airbus Boeing, quindi le misure di rappresaglia poste in atto da tutti e due i paesi. Mentre gli Stati Uniti si impegnano entro il 1° dicembre del 2021 ad eliminare la Section 232. Questo porterà quindi a una ulteriore revisione della salvaguardia rispetto a quanto non era stato pensato fino ad oggi, in quanto questo stesso provvedimento era nato in risposta alla Section 232. L'UE in questo caso dovrà correre ai rimedi in tempi brevi, dal momento che la scadenza naturale del provvedimento è prevista per la fine di giugno e quindi ci saranno solo una quindicina di giorni per poter elaborare un nuovo provvedimento basato sull'accordo in firma la prossima settimana.